Torna la festa dell'Unità, il Parco della Resistenza, conosciuto anche come Parco Antonelli. Cosa succederà in questi 3 giorni? Beh, diciamo, intanto il Partito Democratico ha ritenuto opportuno, dopo anni che non si organizzava, riportare in città un evento comunque che a Civitavecchia è una tradizione, anche per dare un segnale di ricostruzione di un campo dopo anni in cui Civitavecchia è stata anche un po' abbandonata dalla politica e dall'ultima amministrazione. In questo senso ci siamo impegnati per far sì che nei prossimi 3 giorni, prossimo weekend, ci siano dibattiti, musica dal vivo e menù popolari, come si faceva una volta alle feste dell'Unità. Una giornata in particolare frutto di una battaglia sul territorio fatta sull'ambiente, in cui abbiamo contrastato un'ipotesi di nuovo ritorno a costruzioni e riconversioni di centrali di cui il territorio veramente non ha più bisogno, e quindi una giornata sarà dedicata all'ambiente e allo sviluppo in armonia con l'ambiente a Civitavecchia, in cui ci sarà l'assessore alla transizione ecologica Roberta Lombardi e i consiglieri regionali Emiliano Minnucci, Gino De Paolis e David Porrello. La festa, come è stato detto, inizierà il 27 con un primo evento nel tardo pomeriggio alle 18:30, dove sarà presente il senatore Astorre, che è il segretario regionale del PD, e il vicepresidente della regione Lazio Daniele Leodori. Si parlerà soprattutto dello sviluppo del PNRR, questa grande opportunità che nel nostro paese potrà usufruire, ma soprattutto di benefici che potranno ricadere sul nostro territorio. Quindi invitiamo tutti i cittadini che sono interessati, anche perché queste feste dell'Unità si vogliono affrontare problemi fondamentali che riguardano il nostro paese, ma soprattutto il nostro territorio. È un territorio che ha bisogno di essere sviluppato, che ha bisogno di confrontarsi, che ha bisogno di capire anche quali sono le richieste che vengono dalla nostra base. Noi avremo a disposizione la giornata di sabato come Giovani Democratici, parleremo di diritti, Europa e appunto la loro relazione, data anche gli ultimi avvenimenti che succedono in Ungheria in queste ore. Saranno nostri ospiti la senatrice Monica Cirinnà, Massimiliano Smeriglio, l'europarlamentare, e Eleonora Mattia, consigliere regionale della regione Lazio. Appunto, cercheremo di affrontare le tematiche sul campo dei diritti e per quello che sta riguardando anche appunto la situazione ungherese, come ho citato prima, la situazione afghana e un po' il bilanciamento che in questi tempi è stato molto complicato tra i vari diritti costituzionalmente riconosciuti ai cittadini della Repubblica Italiana. L'ultimo giorno, quello diciamo di chiusura, è un evento che parlerà dalle 18:30 in poi di domenica. Di che Civitavecchia immaginiamo noi però nei prossimi 10 anni, con uno sviluppo che noi auspichiamo, cioè uno sviluppo che non sia più condizionato dalla servitù energetica, e quindi quello sarà, diciamo, proprio l'ultimo dibattito con me e altri consiglieri comunali. Ci sarà comunque le forze sociali, CGL, CISL, UIL, cioè c'è questa visione di una Civitavecchia secondo il Partito Democratico nei prossimi 10-15 anni.